Cristian Quesada, dopo un cortocircuito, come l'ha definito in conferenza stampa, si riparte. Ma questo qui oggi è la giornata per il Circolo di Imperia della ripartenza, di una volontà appunto di esprimere un'idea diversa di città. Mi sembra che ci siano tutte le condizioni, c'è un grande entusiasmo e quindi, come dire, spero che nei prossimi mesi si possa fare bene, nei prossimi anni, ma ho la sensazione che come dire, ci siano tutte le condizioni. Il PD, cioè il PD a livello provinciale, attende a livello politico due importanti appuntamenti, prima di dicembre con le elezioni provinciali e poi in primavera con quelle comunali a Sanremo. Ci sono posizioni ben chiare e precise in entrambi i casi? Ma assolutamente sì. Elezioni provinciali che sono imminenti, saranno il 18 di dicembre. Noi abbiamo detto chiaramente con forza che abbiamo un'idea diversa di territorio da quella di Scajola, un'idea alternativa che vogliamo continuare a difendere e che vuole rappresentare i molti che in questa provincia credono che sia appunto possibile e necessaria un'alternativa, e che è in continuità con quello che abbiamo fatto in questi anni nelle varie elezioni comunali e in quello che faremo a Sanremo, ossia un'idea chiara di città diversa, alternativa, che vuole in qualche maniera rilanciare una città importante come quella di Sanremo nel futuro e che vuole assolutamente, come dire, marcare con nettezza alcune posizioni che in questi anni, come dire, sono venute meno. Quindi sì, è un percorso in continuità e chiaro di alternativa, perché in questa provincia il Partito Democratico è sicuramente l'asse centrale su cui si basa l'alternativa a un modello come quello di Toti, che in questi anni ha assolutamente fallito e che in questi ultimi mesi si comincia a pagare il conto appunto di una politica scellerata su alcuni temi fondamentali come la sanità, i trasporti e l'agricoltura. Su Sanremo in particolare voi avete dichiarato di essere, diciamo, alternativi a Biancheri a questo giro elettorale, anche perché Biancheri ha assunto delle posizioni un pochettino ambivalenti. Beh, voglio dire, ormai è riscontrato, nel senso che generalmente sarebbe molto meglio mantenere coerenza sul percorso che si fa. Noi abbiamo chiaramente, siamo a un certo punto, anche lì c'è stato un cortocircuito con l'amministrazione comunale, perché non eravamo assolutamente d'accordo con quello che era stato fatto su Casa Serena e sui dipendenti del casinò, e così potremmo andare avanti. Quindi non eravamo più compatibili nel poter fare, come dire, nel poter continuare con quell'esperienza, e abbiamo cercato di trovare la disponibilità di un candidato competitivo, autorevole e che fosse in grado di poter mettere in campo la coalizione più larga possibile per poter competere alle elezioni comunali. Questo sta accadendo, ci sono ancora dei passaggi da fare, però sicuramente io credo che nelle prossime settimane partiremo con quella che è la nostra proposta elettorale su Sanremo, tra l'altro molto probabilmente primi da tutti, perché il centrodestra annaspa, i mesi che cerca un candidato che però non arriva per veti incrociati, e quindi di conseguenza per una volta il centro-sinistra anticipa tutti e decide di mettere in campo una proposta chiara, autorevole e che punta a governare la città di Sanremo con una chiarezza, diciamo così, maggiore rispetto al passato.